Sì, io volevo contestualizzare, noi siamo a Frascati, c'è un patrimonio Fabio di Simone, noi abbiamo un patrimonio di ville tuscolane unico. Andando a Roma, la Roma che vediamo è stata fatta dagli stessi architetti che hanno fatto le ville qui. Ecco, volevo, e io ho 50 anni e non ho visto neanche una, quindi volevo un suo giudizio su questo. E un altro giudizio è sul fatto che storicamente a Frascati manca l'acqua, e se andate su Google Map potete contare più di 130 piscine. L'acqua la dobbiamo al fatto che Lopernina ha costruito il teatro delle fontane, il teatro delle acque, e ha donato a Frascati un po' di acqua. Vabbè, poi è la mia proposta, e volevo il suo giudizio, è che noi siamo, oltre al patrimonio rinascimentale, abbiamo anche un patrimonio di ville romane, in cui è stato depredato tutto, meno che le cisterne. Volevo sapere se un riutilizzo delle cisterne romane in funzione di antispreco poteva essere giustificato. E grazie. Tra l'altro, Fabio, se vuoi ricordare che abbiamo anche un parco delle rimembranze. E tra l'altro abbiamo un parco delle rimembranze che, a differenza degli altri comuni che le hanno valorizzato, dimenticato. No, più che altro c'è una discoteca. Invece di essere ricordate le cose, se ci andate la sera c'è una musica house, che ora va tutto di moda per i ragazzi, che fa tanto, e si vende tanta birra. Ok, volevo un giudizio su questo. Quindi è l'utilizzo a fini di marketing del nostro patrimonio, ecco, lo si vede appunto con il parco delle rimembranze. Sono diverse magnazzate, io mi scuso se magari non riesco a tenere tanto nome, qua c'è anche. Se vuoi presentare. Sì, sono Anna Natalia, sono venuta da Anagni, sono grata perché siamo in collegamento per questi problemi comuni, sia per Italia Nostra, sia per i problemi particolari che possono riguardare la mia città o comunque il territorio. Devo dire però, professore, che sono venuta anzitutto per sentirla direttamente, oltre che leggere i suoi articoli, i suoi scritti, e anche poi per chiederle una cosa in particolare. Quello che mi ha interessato particolarmente è questa espressione sui beni comuni, che sta diventando fortunatamente più frequente nella comprensione, nei discorsi comuni, e quanto sia importante questo concetto di proprietà privata e nello stesso tempo di oggetto che è di sovranità pubblica, non è facile da far passare. E d'altronde quanto costituisce patrimonio culturale si vuole in maniera più o meno subdola, ma adesso anche apertamente, non a caso lei ha citato quanto si sta decidendo sulla presenza della storia dell'arte nella scuola, è il modo proprio per far conoscere nel modo minore possibile. Ovviamente non possiamo né valorizzare, né tutelare, né difendere quello che non conosciamo. Quindi questo è estremamente pericoloso a mio avviso. Ora, non per fare riferimento a qualcosa di locale o che interessa Anagni e il suo territorio, ma noi abbiamo al momento due problemi in maniera estremamente sbrigativa che rientrano esattamente nella tipologia di esempio di riferimento a cui lei ha fatto cenno. Cioè abbiamo dei beni comuni, tipo un parco pubblico che è parco, che nasce con il piano regolatore come parco pubblico e che si vuole rimaneggiare, parco pubblico che sta tra la piazza centrale e la cinta muraria, e in questo spazio si intende realizzare un parcheggio. Mi sembra una cosa di grande impatto, come dire, sociale e civico. E questo nonostante appunto la presenza del comune, nonostante un progetto che è stato chiamato l'antica via degli orti, proprio perché recupererebbe lo spazio verde, lo spazio del parco pubblico, porterebbe ad una ristrutturazione, ad una salvaguardia della cinta muraria e consentirebbe una passeggiata non solo naturalistica ma anche storico-culturale di recupero del centro storico in una maniera ancora importantissima.
L'altro esempio riguarda un patrimonio di 187 ettari che è a distanza di 5 km dal centro cittadino, che è un territorio dismesso dal demanio militare, dal Ministero della Difesa, 16 anni fa, 15-16 anni fa, sul quale non si è fatto nulla fino a quando nel 2009 l'amministrazione comunale lo ha acquistato con una decisione che forse all'epoca spiazzò molti di noi, perché chiaramente ci eravamo impegnati come comitati, associazioni a promuovere per quel territorio una serie di realizzazioni, primo fra tutti il mantenimento e la salvaguardia come paesaggio, come realtà ambientale, come possibilità di sviluppo in settori che fossero stati di questa intenzione. L'acquisto da parte del comune in un certo senso fece sperare in una destinazione che andasse verso questi obiettivi, presenti anche nel contratto di acquisto. È successo che nel marzo scorso il comune ha fatto una sorta di avviso di interesse, di manifestazione di interesse per poter vendere. Ora, questo è un patrimonio del comune, di tutti i cittadini, di noi che stiamo pagando un costo elevato come mutuo, ma questo semmai rende ancora più consistente la nostra sovranità, che invece ci viene sfilata in maniera direi assolutamente inaccettabile. Queste sono le realtà di cui abbiamo esempi terribili quotidianamente. Qual è la mia richiesta? Chiaramente io credo che ci si debba riappropriare del diritto alla città, del diritto al territorio, del diritto all'aria, alla bellezza, che non è una faccenda retorica, ma che è parte essenziale della nostra esistenza e del senso della nostra esistenza. Io le chiedo, compatibilmente con i suoi innumerevoli impegni, se posso mandarle delle notizie molto semplici su questi due problemi, invitandola ad Aragni e, come dire, a far capire quale sia il danno presente e futuro di decisioni sconsiderate come queste. Grazie mille. Grazie. Se riusciamo a condensare in un minuto, io mi scuso perché ho lasciato parlare molto forse i primi, allora c'era una, insomma, non è la, cioè, ci sono diverse, se ha una domanda, una battuta la faccia, se è una battuta, però se è un discorso, siamo convinti dell'ISIS a Palmira, il professore ce l'ha descritto, Palmira è questo, l'ISIS è qui, benissimo, condividiamo, magari l'ISIS è qui, condividiamo, prego Emanuele.